Giuseppa Iolanda Menichelli nasce il 10 gennaio del 1890 a Castro Reale, in provincia di Messina. Figlia di Cesare Menichelli e Francesca Malvica, entrambi attori, la Menichelli inizia la sua carriera nel 1907 con Irma Gramatica e Flavio Andò, facendosi notare in Prima dell'amore e ottenendo maggior successo ne Il nido altrui. Nel 1908 sposa il giornalista napoletano Libero Pica, ma il matrimonio è infelice nonostante la nascita dei due figli. E seppure incinta una terza volta, Pina si separa e torna a Milano. Qui la sua naturale spigliatezza, il suo temperamento artistico e la sua bellezza, grandi occhi azzurri e capelli biondi, tipica dei siciliani di origine normanna, richiamano l'attenzione della Cines. Già agli esordi, la Menichelli ottiene delle parti sempre più importanti. Con la Cines, la sua filmografia conta circa 35 film. Unica e sempre riconoscibile, è notata da Giovanni Pastrone, che sorpreso dalla sua interpretazione di una tamburina in Scuola d'eroi, dall'occhio freddo e contro le regole, la porta all'Itala Film di Torino, per cui Pastrone la dirige ne Il fuoco, 1915. In questo film, i lineamenti insoliti e capricciosi dell'attrice sono sapientemente messi in rilievo dai preziosi effetti di luce, che inquadrandola dal basso, pongono in risalto gli sguardi ora intensamente sensuali, ora sardonicamente sprezzanti. Altro film celebre è Tigre Reale. Qui, con la sua silhouette attorta, i suoi repentini sorrisi, Pina Menichelli domina la pellicola da cima a fondo. La Menichelli conosce il proprio valore estetico e sa servirsene nel modo più raffinato. Ella sa che ogni suo movimento è un peccato d'amore per chi la guarda, ed è tanto prodiga di tali peccati che li rinnova, in una stessa film, a centinaia, a migliaia. In fondo, che male c'è? I peccati d'amore, anche se limitati al solo pensiero, non sono glorie della vita e digni alla natura. La nostra ipocrisia ha fatto delle concessioni minime alla nudità della donna. Un po' di braccia, un po' di seno, un po' di spalle e basta. Ma ella non ha bisogno di denudarsi molto. La sua plasticità è visibile anche sotto il vestito accollato. Il collo sottintende le grazie del seno e le braccia quelle del resto del corpo. Ma per ottenere così prodigiosi risultati bisogna saper fare. Perciò la Menichelli non si muove come le altre donne, ma crea la sua arte. Pina Menichelli si ritira a vita privata nel 1924, lasciando all'età di 35 anni la sua carriera cinematografica, e muore a Milano all'età di 94 anni il 29 agosto del 1984 tra il silenzio della stampa.